Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. A primo impatto questo terzino può sembrare interessante, almeno in Serie A, perché abbiamo una carenza. Dico abbiamo perché anch'io uso prevalentemente una Serie A, o almeno in difesa una Serie A, oppure anche una full Serie A. E lo vediamo così e pensiamo, penso anche io, beh, le stats ci sono. Ma ci sono dei ma. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovis Pop che vi parla. Benvenuti nella player di Hans Atterbur nella sua versione Shapeshifters 86 di rating ruolo terzino destro. Prima di iniziare questa review vorrei lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina per non perdervi ogni nostro video. In descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, vi analizzo nel dettaglio secondo una mia opinione questa carta. Il prezzo è di 133-35.000 crediti, l'ho pagato 145.000 crediti. E ragazzi, è uno dei terzini destri con il rating più alto che possiamo trovare in Serie A. E quindi ha questo prezzo così elevato. Io ho anche Quadrado nella versione Champions, sì, se non ricordo male. Però, diciamo, Atterbur ha qualità diverse da Quadrado, perché magari Atterbur ha più resistenza, ha un po' più di aggressività e ha un colpo di testa comunque buono per essere davvero un terzino, ma come ben sappiamo il suo ruolo iniziale è esterno destro. Se questa carta fosse stata un esterno destro avrebbe avuto un prezzo superiore? Secondo me no, perché gli manca quel passaggio, gli manca quel dribbling. Abbiamo 2 stelle di piede debole, ma bocciate. Abbiamo 3 stelle skill, ma vabbè. E il Warcraft più improntato alla difesa che all'attacco. Questo Warcraft lo aiuta in difesa, ma appunto della difesa vi devo dire alcune cose. Ovvero è una carta, un terzino che a volte si perde l'uomo, un po' come fa Roberto Carlos. Invece Walker ad esempio se lo tiene un po' più stretto l'uomo e ha una marcatura che secondo me va rivista, va aumentata. E il contrasto invece è ottimo, contrasta benissimo l'uomo, qualsiasi uomo, anche se a volte non è proprio così, diciamo, decisivo. Non è aggressivo il giusto nei contrasti, purtroppo. Intercetta, non è che intercetta tanti palloni, ecco, sinceramente. La difesa è un 86 in generale, ma non mi ha stupito tantissimo. Nemmeno la fisicità, perché la forza c'è, non c'è. Però abbiamo la resistenza che è 97 e quella pompa tutto il fisico in generale. Il dribbling è 84, l'agilità è un 75, non è altissimo, non è scarso, un equilibrio 78, insomma, si poteva fare di più. Controlla abbastanza bene la palla, è reattivo il giusto, una freddezza discreta. Il passaggio in generale non è niente di che, ma mi è piaciuto particolarmente il passaggio corto perché è utile magari per fare una ripartenza, sempre se avete una tattica che vi dice di giocare più stretti, oppure se avete messo una squadra più stretta, insomma, in base alle tattiche, questo passaggio corto può essere più utile. Se poi magari allungate la vostra squadra in fase di ripartenza, vi servirà un passaggio lungo. Lui purtroppo non ha un passaggio lungo. Una visione 75, niente di che. È un cross 88 buono, ma difficilmente andavo col cross con lui, perché appunto gli mettevo la tattica di restare in difesa, la metto a tutti e due i terzini. La velocità in generale è 90, allora uno dice 90, beh vabbè, è buona, ma c'è da vedere una cosa, ovvero la differenza tra l'accelerazione e la velocità a scatto. L'accelerazione è la partenza iniziale, la velocità a scatto è la velocità massima. Lui parte bene ma raggiunge poi la sua velocità massima, che è più elevata, e quindi a me è piaciuta di più la velocità massima. Il tiro, lasciamolo perdere, non è niente di che. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, allora dell'Atalanta olandese possiamo fare Atterbur van Dijk e poi mettere Politano. Secondo me un 4 ci può stare, un 4 meno. Come stile intesa io vi consiglio o un sentinella o un ancora, ragazzi. Come alternativa Quadrado Champions oppure Malquit Footmas. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7 meno. Allora, ora non ricordo bene il voto che ho dato a Quadrado, ma diciamo sono più o meno simili. In quanto, Quadrado è più veloce, più agile, sa passare meglio. Invece Atterbur un po' meno veloce, ma fa leggermente meglio la fase difensiva e il fisico. Se si potessero unire questi due terzini avremmo il terzino perfetto.
Esatto, ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta, intanto date una botta al microfono, iscrivetevi al canale, hashtag NMF, Quel Gio Vi Spot vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.